Proposta sulla sicurezza presentata dal ciclo di Pontecagnano Faiano di Fratelli d'Italia. Il presidente Antonio Anastasio, la portavoce Giuseppina Cerrone e la capogruppo in consiglio comunale Isabella Mangino nei giorni scorsi hanno protocollato una richiesta per implementare il sistema di videosorveglianza ed attivare un servizio di pattugliamento e di controllo sul territorio, specie nelle ore serali e notturne, attraverso istituti di sorveglianza autorizzati dalla prefettura. Nella missiva si legge: siamo pronti ad un confronto sulla proposta e a contribuire in tutte le sedi opportune affinché venga formalizzata.